Buongiorno ragazzi, allora questo è il secondo video per il collegamento del sistema Keyless Go Entry e l'accensione, come potete vedere col pulsante. Questo l'avete visto già nel video precedente, quindi questo è il secondo video dove vediamo il collegamento delle porte della chiusura centralizzata. Allora, nel manuale che ovviamente vi daranno, come potete vedere, ci sono veramente mille sistemi di collegamento. Guardate, ce n'è veramente un sacco, ok? Allora, ognuno di noi ovviamente avrà una macchina che non sarà uguale a questa. Non tutti avranno la Citroen C4 Cactus. Quindi, per non diventare matti, ci sono delle opzioni. Allora, la prima opzione è quella di se si è in grado di collegarle direttamente alla chiusura in base a questo schema alle porte. Oppure, se non si è in grado e si vuole fare una cosa universale per tutti, senza intermatti, prendiamo la chiave originale e adesso vi faccio vedere come fare. Originale nel senso il doppione, l'importante è che sia quella che fa l'apertura e chiusura. Adesso qua manca un pezzo, poi vi faccio vedere perché. Ok. Il cavo dove c'è scritto appunto chiusura centralizzata. Ci sono sei fili, come vedete li ho divisi. Prendiamo uno schema qualsiasi. Si chiama un comune, che è quello dove praticamente la corrente la fa andare o da una parte o dall'altra, quindi la corrente arriva qua, poi decide se andare o di qua o di là, e di qua uguale. Quindi nella chiusura abbiamo il bianco, che è questo, white, e il yellow, che è questo, ok? Quindi noi dobbiamo usare il bianco e il giallo, qua praticamente normalmente aperto. Cosa succede? Che quando noi diamo l'impulso, sia col telecomando della chiave nuova, oppure quando ci allontaniamo e chiude da solo, dà un impulso, tac, e quando chiude questo contatto fa chiudere le porte. E quando deve aprire, la stessa cosa, quindi diamo il bianco e nero che è qua e il giallo e nero. Giallo nero e bianco e nero fanno l'apertura, bianco e giallo fanno la chiusura. Ora vi faccio vedere come fare senza diventare matti, per non cercare tutti i fili qua sotto, nella chiusura centralizzata, nei sistemi nuovi, veramente un bordello. Vi faccio vedere un modo molto più semplice. Questa è la chiave del telecomando nuovo, questa è quella vecchia, ok? Io ho fatto una prova, per quello la vedete aperta. Quindi, questo, se sentite, adesso la porta è aperta, comunque apre e chiude, quindi funzionante. Cosa ho fatto? Ho smontato questo, adesso tolgo il nastro perché l'avevo messo per tenerlo. Ok, dentro c'è una schedina. Possiamo prendere questo oppure quello che abbiamo di riserva. Io in questo caso ne ho solo uno, quindi ho dovuto per forza prendere questo qua. Ok, la chiave che c'era, che era quella con la molla classica che si schiaccia, l'ho tolta e, come potete vedere, l'ho inserita dentro il suo, così abbiamo anche la chiave originale senza stare a farla. Basterà smontarla da qua, l'ho inserita ed è funzionante. Ok, perfetto. Allora, adesso come funziona? Aspettate che ho ancora la batteria. Vi faccio vedere. Se noi mettiamo la batteria che fa contatto. Ok, e schiacciamo il pulsante, che serve quello, come vedete qua, della chiusura. Adesso non chiude perché c'è la porta aperta, però sentite, chiude, e ovviamente con questo apre. Chiudo la porta un attimo. Ok, riproviamo. Allora, mettiamo la batteria, facciamo chiusura. Vedete? E apertura, ok? Adesso cosa facciamo noi? Prendiamo il tester e andiamo a battere dove il pulsante fa il contatto. Mettiamo in home, so se sapete usarlo, se no mettiamo qua dove c'è il cicalino, e se voi fate così sentite che fa rumore. Adesso si è chiuso perché, non avendo aperto la porta, dopo un tot si chiude. Ok, ad esempio, se noi vediamo qua dove c'è il pulsantino, se io tocco qua e qua non fa niente,
Adesso vediamo se riesco anche a toccare. Ok. Però se schiaccio il pulsante, vedete, suona. Quindi io adesso andrò a saldare un filo qua e un filo qua. E di qua farò la stessa cosa. Quindi se io provo ad esempio questo qua e questo qua, ecco qua, è la stessa cosa. Ok. Adesso io con il saldatore stagno salderò due fili qua e due fili qua, che sarebbero il parallelo dei pulsanti. Se noi schiacciamo il pulsante o tocchiamo il filo, fa la stessa cosa. Adesso saldiamo e vediamo. E poi vi faccio vedere. Adesso, intanto due fili, cominciamo a fare un pulsante. Quindi, mettiamo dello stagno sulla punta del filo. Ok. E quindi andiamo poi a metterlo anche un goccino, uno e due. È indifferente il colore, tanto è un pulsante, quindi facciamo così, uno e due. Ok, adesso, una volta fatto, se io tocco questo, ovviamente con la batteria inserita, farà lo stesso lavoro del pulsante. Vediamo. Ok, proviamo. Avete visto? Guardate, tocco, ecco qua, quindi fa lo stesso lavoro del pulsante. Infatti ho fatto tipo un pulsante in parallelo. Ok? Quindi adesso facciamo lo stesso sull'altro pulsante. Con uno nell'angolo qua. E l'altro. Ok, perfetto, adesso vediamo, mettendo la batteria, quindi mi hanno detto questo apre e questo chiude, perfetto, ok. Allora, una volta fatto questo e verificato che funziona il sistema, io vi do un consiglio di nastrare i fili con la batteria in modo che non toccandoli si stacchino. Ok? Quindi prendiamo il nastro. Volendo potete anche metterlo, se proprio volete, anche nella propria scatola. Allora, così rimane fermo tutto quanto. Così. Adesso l'unico problema sarà quello di fare poi uscire i fili.
Ok. Vediamo se funziona anche con questo. Allora, rosso e nero. Uno e due. Perfetto, guardate, così rimane molto meglio. E siamo tranquilli che non scappa. Adesso sono io che schiaccio, eh? Ok, così non si tirano i fili, non tocca a nessuno, e voilà. Rifacciamo la prova, quindi sono i due bianchi che adesso cerchiamo di capire se sono l'apertura. Allora, il rosso e il nero sono l'apertura e i due bianchi sono la chiusura. Riproviamo. Allora, chiusura, apertura. Perfetto. Adesso andiamo a vedere il prossimo passo. Il giallo e il bianco fanno la chiusura, che sono i due bianchi. Quindi mettiamo i due bianchi, cioè colleghiamo i due bianchi, è indifferente anche qua, eh? Ok, quindi adesso facciamo la prova, eh? Uno e due, e fa la chiusura. Adesso l'ho toccati, come potete vedere, se io schiaccio la chiusura, guardate, di quello nuovo, vedete? Apertura, chiusura, ok? Ovviamente perché ha già aperto, quindi è chiusura. Ovviamente non chiude più perché poi apre. Ok, adesso io, se mi allontano con questo, vedete che farò lo stesso lavoro. Perfetto. Come avete visto, funziona. Ok, adesso abbiamo visto che questi fanno la chiusura, ok? Adesso vediamo l'apertura. L'apertura sono questi qua, e quindi colleghiamo gli altri. Anche qua è indifferente uno o l'altro. Quindi il rosso che abbiamo visto prima e il nero. Ok, se adesso faccio l'apertura, adesso ovviamente la macchina è aperta, aspettate un attimo. Ok, allora, se io chiudo e apro, come potete vedere, adesso praticamente la macchina è aperta, ok? Mi allontano, dovrebbe chiuderla, e quando mi avvicino sentite che la apre. Proviamo, ok? Ok. Perfetto. Come vedete funziona. Allora ragazzi, telecomando del sistema nuovo Keyless, ok? Collegato come avete visto prima col telecomando vecchio con i fili, se io schiaccio il pulsante chiusura fa e apertura anche. Adesso apro solo la porta perché sennò poi dopo un tot si richiude, ok? Poi ho messo, schiacciando qua e viene fuori il pezzettino, la chiave che vi dicevo prima, tolta dal telecomando che non serviva più, l'ho inserita, c'è una vite qua, ho fatto un buchino alla chiave, l'ho adattata,
in modo che serve per poter aprire la porta in caso di emergenza che non si sa mai. Ok? Quindi adesso vi faccio vedere che allontanandomi senza schiacciare niente la macchina si chiuderà e riavvicinandomi la macchina si aprirà. Ok? Guardate pure. Non schiaccia niente. Mi avvicino ed ecco che la macchina è aperta. Ovviamente poi la apro, perché se no, se non la apro, dopo un po' si chiude da sola, normalmente come faceva prima. Ok? Adesso vi faccio vedere tutto il sistema anche interno. Sono all'interno dell'autovettura. Come potete vedere, qui il pulsante che si è illuminato di blu, perché ovviamente avendo la chiave è attivo perché sono all'interno dell'auto. Le antenne ovviamente le ho messe una qua e una dietro e una qua sotto. Ok, se schiaccio il pedale del freno vedete che lampeggia, e se schiaccio la macchina è pronta, ok, e parte e diventa verde. Noi possiamo adesso con la chiave andare via, la macchina rimane sempre accesa. Quindi per spegnerla di nuovo devo di nuovo schiacciare il pedale e tenerla premuto, e così si spegne. Se schiacciamo una volta si accende il quadro, se rischiacciamo due volte si spegne. Ok, e me ne vado lasciando la macchina così, esco solo più, non devo più togliere e mettere la chiave, e il gioco è fatto. Al prossimo video da calendario, ciao ciao.